Ora, prima della pausa, il professor Francesco Macrì, pediatra, specializzato in neonatologia, sarò più corta della neonatologia e allergologia, aggregato di pediatria presso La Sapienza, va bene, insomma, autore di 100, oltre 140 pubblicazioni scientifiche, insomma, 140.000. pare bravo e poi anche, insomma, una brava persona. Che non guasta mai. Attualmente c'è molta attenzione sui primi 3 anni, i primi 1.000 giorni di vita, così si dice. In accordo con quanto è stato detto da dottoressa Vanadia, professoressa Speranza, credo che il mio intervento dovrebbe avere un taglio un po' più complesso rispetto al semplice fatto di dare, come dire, le red flag per capire se un bambino ha problemi, perché sono convinto dell'affermazione di questo concetto di dinamicità, cioè la cosa giusta è vedere il bambino nel suo contesto. Spero di riuscire a farlo, perché noi abbiamo sicuramente una condivisione di interessi, noi pediatri e voi. Tra l'altro notavo prima che su 31 relatori 6 sono pediatri, quindi in questa riunione il 20% dei relatori rappresentava pediatri. Mi sembra, insomma, un passo importante. Quindi sicuramente condividiamo argomenti, ancora non so se condividiamo il linguaggio, io mi sono trovato un po' in difficoltà, devo dire. Però, insomma, è già un buon passo avanti. Allora, il perché di questi primi 1.000 giorni? Ma intanto, anche dal punto di vista fisico, se voi vedete, è intorno al terzo anno che le proporzioni corporee del bambino cominciano a diventare simili a quelle dell'adulto. Ma se andiamo a vedere un altro aspetto importante, quello della formazione delle sinapsi, potete notare come proprio intorno al terzo anno, cioè nei primi anni, nei primi 3-4 anni di vita, si ha un enorme sviluppo di questa formazione di sinapsi, che consente appunto la scoperta, la funzione di scoperta. Guarda caso, poi la funzione di scoperta è messa nella diapositiva, non so se è fatto così ad arte, ma è messa sopra, no? Le altre funzioni. Poi c'è un'attività sinaptica intorno all'adolescenza e poi questo dato che mi ha allarmato quando l'ho visto, che dopo il 20° anno di vita noi perdiamo circa 30.000 sinapsi al secondo. Ah, mi sono fatto un calcolo, 30.000 sinapsi al secondo sono 1.000 miliardi di sinapsi l'anno e quindi immaginando una sopravvivenza media dai 20 agli 80 anni sono 60.000 miliardi di sinapsi che perdiamo. Però fortunatamente, noi siamo dotati di 30-40 miliardi di neuroni. Ognuno fa 10.000 sinapsi, quindi il nostro patrimonio è 400.000 miliardi di sinapsi, quindi ne perdiamo solo un 15%, quindi state tranquilli. Potete stare tranquilli. Pure da grandi. Sì, assolutamente, assolutamente. In realtà le sinapsi hanno una loro importanza, in quanto perché rappresentano la base funzionale di tutte le attività di relazione. E la misura della loro realizzazione dipende da fattori esterni. Le sinapsi, come poi Ernesto Burgio forse non dirà, ma che sa sicuramente meglio di me, le sinapsi hanno una possibilità di aprirsi e chiudersi in modo dinamico, anche in tempi brevissimi, in base alla funzione che il bambino è chiamato a svolgere a seconda dei momenti. Quindi se noi abbiamo in mente questi neuroni che in qualche modo sinaptano tra di loro, in realtà ci troviamo di fronte a un modello che è quello dei sistemi complessi. Perché? Perché il sistema complesso è un sistema che prevede la presenza di più elementi funzionali, che in genere vengono chiamati nodi, e ogni struttura biologica, ma anche ogni struttura sociale, ogni struttura economica, in realtà è basata sulla presenza di questi nodi. Ma ritorniamo al biologico, ritorniamo al sistema nervoso, quindi ogni cellula nervosa è in realtà un nodo e si crea una sorta di network tra le varie cellule nervose, no? Quello che poi è rappresentato dal modello delle sinapsi.
Il fatto è che il sistema complesso, e quindi nel nostro caso il sistema nervoso, ha alcune caratteristiche che sono la variabilità, la imprevedibilità, la non linearità, la irreversibilità e il comportamento caotico. Questo per dire che esiste all'interno delle varie strutture, quindi del sistema nervoso, una variabilità che possiamo immaginare non del tutto prevedibile, anzi pochissimo prevedibile. Immaginate che una cellula nervosa ha queste 5 possibilità di configurazione, no? Questo è lo schema dei sistemi complessi. Ho preso ad esempio Bolt, quindi una gara di atletica, quindi vedete in alto prima dell'inizio della gara, quindi possiamo dire il livello basale, no? di attività di Bolt e quindi della cellula nervosa, poi inizia la gara e c'è un avvio, no? Quindi l'attivazione. Poi alla fine della gara, dopo che ha tagliato il traguardo, comincia a rallentare. Durante la gara però c'è la fase di ipersensibilità, no? Quindi la cellula nervosa può essere, in base a quello che abbiamo detto, attivata, rallentata, ipersensibile, oppure dopo la fine della gara il riposo e quindi insensibile. Allora, quando arriva uno stimolo, la cellula nervosa può disporsi in una di queste 5 configurazioni. Immaginate quindi questi miliardi di milioni, migliaia di neuroni, ognuno con la sua configurazione, quali sono le combinazioni possibili. E quindi questo spiega perché un sistema complesso ha una possibilità di risposta che è imprevedibile. Se noi diamo un calcio a un pallone sappiamo dove va, se diamo un calcio a un gatto o un cane non sappiamo che cosa può succedere. Un fatto certo però è che il sistema, una volta sollecitato, poi cerca una sua, come dire, una sua posizione favorevole, cioè si attiva e poi ritorna su una posizione che in qualche modo è funzionale. Questa posizione va sotto il nome di attrattore. Tutta questa, come dire, tutto questo evento però avviene se, come scritto in basso, se lo stimolo, la perturbazione ha luogo, avviene in un tempo adatto e con l'intensità adeguata. Quindi il sistema nervoso del bambino avrà una stimolazione efficace, sia in termini positivi che in termini negativi tra l'altro, ma se questa stimolazione avviene nel momento giusto e con l'intensità giusta. Questo è quello che succede, no? Questo è il sistema complesso, è uno stormo di uccelli. Il cacciatore ha sparato, vedete, si spargono e poi trovano il loro attrattore preferenziale. Il fatto è che noi sappiamo pure che alcuni eventi, prima ho sentito parlare dell'attività sensoriale, le carezze materne provocano nel bambino un abbassamento della cortisolemia e un abbassamento del tono vagale attraverso meccanismi epigenetici. Quindi quando noi vogliamo parlare di tutto quello che riguarda il neurosviluppo abbiamo a che fare con fattori ambientali, fattori epigenetici e sistemi complessi. E i fattori che possono essere implicati nella modulazione del neurosviluppo, li ho un po' elencati, ma sono almeno un centinaio, quindi capite di fronte a che complessità noi ci troviamo. Prendiamo ad esempio la gravidanza. È chiaro che viene vissuta diversamente da una quarantenne che ha tentato più volte di avere figli, piuttosto alla ventenne che è andata incontro a un incidente di percorso. Quindi la gravidanza è un fatto molto importante, i ginecologi lo sanno. Un bambino che nasce di 2 chili per un parto, come dire, improvviso, cioè improvviso, insomma, prima del termine, ma per un motivo acuto, decesso della mamma. Decesso imprevisto della mamma, il bambino, quindi si fa un parto ovviamente d'emergenza, pesa 2 chili. Come pesa 2 chili il bambino che nasce da una gravidanza di una mamma diabetica. A un certo punto si anticipa il parto, però il parto, però il vissuto è diverso. Il primo bambino fino a quel momento non aveva avuto nessun problema. Il secondo bambino fino a quel momento aveva subito una serie di, come dire, possiamo dire, di stress, tra virgolette, legate alla malattia materna. I ginecologi sanno che il primo bambino ha meno capacità di sopravvivenza del secondo.
perché ha attuato dei suoi meccanismi di compenso. Ora, in gravidanza ci sono anche altri aspetti. Noi sappiamo che l'inquinamento atmosferico agisce sull'organismo attraverso meccanismi di nuovo epigenetici. Esistono dei dati che dimostrano come in gravidanza l'esposizione a inquinamenti ambientali può avere danni sul bambino attraverso meccanismi di tipo epigenetico. Possiamo vedere un altro aspetto, l'allattamento. Il latte materno veicola al bambino cellule staminali. Queste cellule vanno a popolare i vari organi e quindi anche il sistema nervoso centrale, differenziandosi, quindi arricchendo il tessuto nervoso e quindi determinando una differenza tra il bambino alimentato al seno e il bambino alimentato con latte di formula, ad esempio. Oppure il problema del postparto. Io ho fatto noi, il mio gruppo, insomma, abbiamo fatto un'esperienza con 25 mamme intervistate, che hanno compilato un questionario, l'Edinburgh Postnatal Depression Scale, che è un questionario dedicato alla verifica della depressione postparto. C'è uno score limite che è 10. Di queste 25 mamme, come vedete dai dati, un terzo, quindi 8 mamme su 25, hanno uno score positivo per depressione postparto. Però quello che succede, che è interessante, è che il 62% dei bambini, figli di mamme con depressione postparto, soffrono di coliche, disturbi del sonno, reflusso, disagi vari, rispetto al 47% dei figli delle altre mamme. E poi a volte non sono solo coliche, non sono solo, e questo è un caso reale che ho avuto, non so se poi pure Magda in qualche modo mi ha aiutato, ma mi sembra di sì, l'anno scorso, di questa bambina che io vedo a 8 mesi, la mamma riferisce di aver presentato dopo il parto sintomi di tipo depressivo, che da circa un mese affronta con farmaci, e che intorno al secondo o terzo mese, dopo il parto, questi sintomi la inducevano a star sola per sentirsi meglio, lasciando il più possibile la bambina nel suo lettino, nella stanza, da sola, tra una poppa e l'altra, perché questo la aiutava a superare così i sintomi di disagio, cioè la mamma stava meglio. Da quando assumi i farmaci, però, e dopo la suppressione del latte al seno, ha intenzione ovviamente, si rimette in contatto con la bambina, però trova una bambina che non è più recettiva. Quindi non sono solo coliche. Tra l'altro, il ruolo materno è importante, questa è la nostra esperienza con bambini asmatici. Il punteggio di alessitimia materna è superiore nei bambini con asma più grave. Quindi arriviamo adesso invece alla seconda parte, quindi se il pediatra deve avere interesse a individuare quali sono i fattori di rischio, qual è il vissuto del bambino, per sapere se effettivamente è un bambino a rischio. Quindi l'intercettazione a sé stante di un sintomo non ha molto significato, rischia di far diventare tutti i bambini patologici oppure tutti i bambini sani, dipende dal tipo di confronto che si fa. Quindi allora, il pediatra considera i fattori e poi deve anche immaginare di intuire quando c'è qualcosa che non va. Certo, in casi come questo l'intuito non serve. In casi come questo il dato è oggettivamente patologico. Questo è un bambino che sicuramente ha i suoi problemi nella funzione del neurosviluppo. Mao diceva che nella vita sono importanti 3 cose, la bicicletta, l'orologio e il quotidiano. Il neuropsichiatra afferma che se un bambino sorride a 2 mesi, sta seduto a 6 e cammina a 14, non so se le mie colleghe condividono,
al 90% è normale. Ora è chiaro che la cosa non è così semplicistica, perché se fosse così semplicistica non ci troveremmo di fronte a questi problemi. La diagnosi di autismo, e parliamo di autismo, non è che parliamo della dispassia lieve, parliamo di autismo, la diagnosi di autismo è ritardata in una certa percentuale di casi, soprattutto poi in alcuni contesti di tipo sociale o di tipo socio-economico. Oltre a essere ritardata, a volte può essere sbagliata. Il 20% dei bambini con diagnosi di disturbo dello spettro autistico aveva avuto in precedenza una diagnosi di sindrome da iperattività, e il bambino che ha una diagnosi di sindrome di iperattività ha il 30% di possibilità dopo il sesto anno di avere una diagnosi di disturbo dello spettro autistico. Quindi allora, come dire, l'individuazione dei soggetti a rischio evidentemente è complessa. Allora, da pediatra posso fare questa proposta: 5 così, settori di valutazione. 5 settori di valutazione. Immaginando dei checkpoints in certe fasi dell'età. Ovviamente non vi sto a fare l'elenco, no? Potete andare su qualunque testo, no? E vedere cosa è normale che succeda a un mese, a 3, a 6. E quindi potrei concludere dicendo: siamo nel patologico se non succede quello, siamo nel patologico se queste cose non succedono. Quindi noi sappiamo, così come modello posso prendere il terzo anno, no? Che succede a 3 anni? Potrei dire, descrivere quello che succede a 1 mese, a 2 mesi, a 3 anni succede questo per quanto riguarda la salute fisica e l'attività motoria, a 3 anni succede questo per quanto riguarda lo sviluppo del comportamento sociale ed emotivo, a 3 anni succede questo per la modalità di apprendimento, per lo sviluppo cognitivo e capacità conoscitiva. Ovviamente non leggo il testo, se no ci vorrebbe mezz'ora. E a 3 anni succede questo per quanto riguarda lo sviluppo del linguaggio. Però quali sono le difficoltà? Le difficoltà sono rappresentate dal fatto che la visita dura mediamente 30 minuti, quindi 1 minuto per 1000 neuroni, grosso modo. Quindi abbiamo 1 minuto per valutare 1000 neuroni. E in 30 minuti è difficile per il pediatra raccogliere le notizie necessarie dai parenti. E se immagina di poter valutare il bambino, la valutazione ovviamente è in qualche modo artefatta, perché durante la visita il bambino è condizionato da paura, curiosità, contesto poco conosciuto. La raccolta dei dati dai parenti è anomala, perché il genitore come dire, segnala le cose a cui lui dà importanza. E quindi quali possono essere le soluzioni? Le soluzioni per un pediatra possono essere sfruttare il tempo di attesa per la visita. Con quali modalità? Beh, ad esempio, io negli ultimi tempi, insomma, ho lavorato su questa prima possibilità, cioè mettere un tutor esperto che gioca con i bambini e durante questi 20-30 minuti di gioco con i bambini rileva qualcosa che non è proprio ad hoc e poi lo segnala, no? Al pediatra. Ovviamente questo ha bisogno di un contesto particolare, è difficile immaginare nell'attività ad esempio rutinaria del pediatra di libera scelta la possibilità di organizzare una situazione di questo tipo. Però ci sono anche altre alternative, come ad esempio distribuire ai parenti un questionario ritagliato in base all'età del bambino, cioè il genitore mentre sta in sala d'attesa deve rispondere a certe domande, quindi immaginando una sorta di score ad esempio. Oppure proiettare anche dei filmati, il genitore capisce quali sono le cose che dovrebbero avvenire. Quindi in conclusione, il ruolo del pediatra è quello di intercettare i problemi del bambino in una fase precoce, prima che ne conseguano le complicazioni, per consentire la loro risoluzione più rapida ed efficace. In tale ruolo ha bisogno della collaborazione della famiglia e dei caregiver in generale, ma deve essere in grado di attuare una sua personale strategia di sorveglianza, in quanto il breve contatto in occasione della visita è quasi sempre insufficiente.
e con questo vi ringrazio.